Professore, quali sono i nuclei teorici fondativi dell'antropologia economica di Karl Polanyi? Carpolani riprende moltissimo l'impostazione di un grande antropologo, uno dei maggiori, Marcel Mauss, che non è propriamente in maniera specifica un antropologo economico come tanti altri ce ne sono stati, però è il principale teorico di una dimensione sociale dello scambio non riconducibile allo scambio economico in senso stretto, e mi riferisco al dono. La teoria del dono di Marcel Mauss consente a Polanyi di comprendere che la base della relazione sociale non è l'interesse economico in quanto tale, ma l'esigenza della reciprocità. Si sta insieme perché ognuno ottiene qualcosa da altri e nel momento in cui da altri si è ottenuto un vantaggio, si è anche acquisito un debito nei loro confronti. Si crea quindi un rapporto stabile che ha bisogno di una prospettiva di lungo periodo, di doveri reciproci, aspettative reciproche, ma in un contesto complessivo di solidarietà. Perché l'interesse di ciascuna delle parti in causa finisce per essere non tanto il vantaggio personale, quanto il mantenimento della relazione, che è più importante del vantaggio personale. Perché se il vantaggio personale venisse spinto troppo oltre, fino al punto da spezzare la relazione, finirebbe per dissolversi, perché appunto in assenza di relazioni stabili e sicure non c'è margine di vantaggio personale. Il vantaggio sarebbe puramente occasionale e sarebbe comunque pagato con una quantità di rischio, incertezza e instabilità insopportabile, specialmente in contesti di società semplici. Quindi, anche se certamente ciascuna delle parti avrà un proprio interesse e terrà conto di un proprio vantaggio, entrambe condividono un'esigenza fondamentale che è appunto quella della stabilità della relazione. Quindi nessuno può spingere la ricerca del proprio interesse fino al punto del sacrificio dell'interesse altrui. Questo determina quindi una solidarietà sociale che non esclude la dimensione dell'interesse e del vantaggio, ma impedisce alla dimensione dell'interesse e del vantaggio di diventare il motore unico o principale del cambiamento sociale. Questa è una dimensione cui appunto Polanyi si confronta molto direttamente con Marcel Mauss, anche se poi certamente le sue competenze economiche sono molto superiori a quelle dello stesso Marcel Mauss. Un altro punto fondamentale è il concetto di fatto sociale totale, che è il più importante contributo di Marcel Mauss alla sociologia in generale. Fatto sociale totale è il fatto irriducibile. Cioè il fatto che non può essere classificato in maniera univoca come solo politico, solo giuridico, solo economico, solo religioso, solo culturale, ma attraversa tutte le dimensioni del sociale. Lo stesso dono è un fatto sociale totale che ha aspetti giuridici, che ha aspetti economici, che ha aspetti rituali, che è legato a simboli e quindi a costruzioni culturali, ma non è riducibile a nessuna di esse. E questo determina anche la visione complessiva che Polanyi ha della società e dell'economia e anche, potremmo dire, la ragione fondamentale per cui non è marxista. Non c'è nessun fatto sociale che sia solo economico e l'economia non è una dimensione del sociale separabile dalle altre, quindi tantomeno la base del sociale. Non c'è la concezione dell'economia come struttura, che è invece la base teorica fondamentale del marxismo. Cosa intende Polanyi per grande trasformazione? La grande trasformazione è l'affermazione dell'economia di mercato come forma unica dell'economia, quindi la riconduzione dell'economia al mercato. E quindi è un concetto un po' più ampio rispetto a quello di rivoluzione industriale, anche se contiene in sé la rivoluzione industriale. Si tratta di un processo di lungo periodo che modifica
la complessità delle economie precapitalistiche, che hanno diversi aspetti, che tengono conto di diverse esigenze, che sono soggette a molteplici condizionamenti, ad una concezione dell'economia in cui l'economia si identifica col mercato, è retta dal mercato, è governata dal mercato, è finalizzata al mercato. E in particolare la grande trasformazione trova il suo culmine nella concezione del mercato come sistema autoregolantesi, quindi come sistema che esclude un ruolo autonomo della decisione politica e fa sì che la politica sia subordinata all'economia o addirittura ricondotta nel suo ambito come una sua parte, come un suo strumento. E nel momento in cui l'economia si afferma appunto nella concezione del mercato autoregolantesi, viene meno in particolare qualunque possibilità di riconoscere uno spazio a valori umani veri e propri, cioè a valori umani che non siano comunque subordinati a interessi, esigenze, calcoli. Quindi si tratta di una trasformazione non soltanto sociale, socio-economica, ma di una vera e propria trasformazione antropologica. Ne nasce un concetto di uomo, un concetto di vita umana e un concetto di valore della vita umana che è totalmente privo di paragoni possibili col passato. E che per Polanyi è fondamentalmente distruttivo, anche se Polanyi non è manicheo e quindi non intende condannare ogni aspetto dell'economia di mercato. Però la considera essenzialmente come un sistema di autodistruzione dell'uomo in quanto essere portatore di valori autonomi non riconducibili appunto al mercato. In altri termini potremmo dire che l'uomo viene appunto radicalmente trasformato in merce. Una simile concezione del mercato non riconosce nell'uomo nulla che non possa avere un prezzo. Quindi nulla che non sia riconducibile a grandezze economiche, a calcoli economici. In un certo senso l'uomo scompare come soggetto protagonista della vita economico-sociale e si trasforma in una merce tra le merci, non diversa e non superiore alle altre merci e non in grado neppure di governare il sistema a cui le merci in quanto tali danno vita. Qui si potrebbe forse trovare, sebbene fondamentalmente Polanyi sia anti-marxista, un punto di contatto col marxismo, in riferimento al concetto di feticismo delle merci, in cui Marx sostiene qualcosa di molto simile. Feticismo delle merci è in definitiva una dimensione rituale religiosa in cui la merce in quanto tale diventa una sorta di entità, quasi una sorta di volontà, come se appunto si incarnasse in qualche modo uno spirito, un'entità superiore. E il feticismo delle merci implica anche una dimensione di subordinazione adorante dell'uomo rispetto alle merci. La merce diventa un vero e proprio idolo. Il concetto di feticismo in Marx va preso in senso proprio, quindi con riferimento ad una specifica dimensione storico-religiosa.